La pittura è una vecchia tecnologia che oggi, nell'era di internet e delle infotecnologie, può essere diversa, può essere nuova, può essere viva, diciamo, piuttosto. Da diversi anni io utilizzo i codici QR dipinti dentro i miei quadri e da qualche anno anche la realtà aumentata. Questo mi permette di introdurre dentro un dipinto delle informazioni che provengono da internet e che quindi sono multimediali. Questo è un aspetto molto interessante di una possibilità di evoluzione o di vitalità della pittura, perché appunto allarga gli orizzonti di questo medium. Finché non esistevano la fotografia, il cinema, la televisione e internet, era il medium principale, il principe, quello con cui si comunicava, si raccontava il mondo, si raccontava la realtà. Oggi la pittura è marginale rispetto a queste tecnologie, è secondaria, però integrando queste tecnologie alla pittura si può fare qualcosa di attuale, raccontare delle storie articolate, complesse, multimediali dentro un oggetto fisico. Per costruire un quadro, quindi, lavorando anche su internet, raccogliendo informazioni che sono esterne al quadro e che poi entrano però nel quadro, il lavoro inizia appunto raccogliendo informazioni, organizzandole, strutturandole e quindi creando un'architettura dell'informazione che sarà poi una sorta di rete neurale a cui si collega il dipinto, e quindi il dipinto diventa qualcosa di esteso che sta dietro la pittura e che è costruito prima. Quindi diciamo che fare un quadro è una cosa che mi prende, diciamo, un certo tempo, a seconda della complessità del lavoro, dell'argomento, e questo tempo è dedicato principalmente all'organizzazione di queste informazioni, a questa, chiamiamola così, architettura dell'informazione. E poi si dipinge.